Grazie. Scusate. Prego. 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 Lo fai, ma fai. Altrimenti continuiamo così. Grazie. Aspetta. Ci sono anche i musei. Grazie a te. Matteo! 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 Roma ha tanti problemi ma tante potenzialità, tante bellezze, merita un candidato di centrodestra vincente, unitario, e quindi Salvini e la Lega chiedono che siano i cittadini romani a scegliere nelle piazze, nei quartieri, e chiunque verrà scelto dai romani sarà anche il mio candidato, girando quartiere per quartiere. Beh, Roma è sicuramente messa peggio rispetto ad altre città per come è stata male amministrata, quindi amministrare 7 volte Milano e Roma, quindi è complicato, però a noi piacciono le sfide complicate, e quindi è per questo che abbiamo chiesto agli alleati di scegliere un candidato che vince, perché ci piace vincere, non partecipare. Ma allora siete con Berlusconi, la Meloni, a che punto siete? Abbiamo detto che entro Pasqua si possono fare le primarie, aspettiamo, sì, ci organizziamo, corrono tutti, vince il migliore è il candidato di tutti. Fate un po' indietro però. Beh, ma guarda, con i tempi. Il PD ci arriva domani ed è un dibattito fra Giachetti e Mascia e l'Orso, quindi possiamo prenderci 15 giorni in più, non c'è problema. Grazie. Bravissimo, facciamo una coppia gay, dai, io sto con Salvini, guarda che figata. Sai che fate? Una coppia di fatto, dai, sì. Siamo anche abbastanza belli. Come vendola? Coppia di... No, ecco, però io ovuli e uteri, no, non ne affitto. Facciamo vedere la maglietta. Grazie. Grazie. Fra 9 mesi un po' via.